Passano gli anni, ma la classifica dei comuni italiani che riciclano di più sembra restare immutata. Ai primi posti ci sono sempre i centri del nord. Se poi si consultano gli archivi degli ultimi 3 anni, i quasi 9.000 cittadini di Ponte nelle Alpi, vicino Belluno, sono quelli che separano bene e meglio i rifiuti, sapendoli anche reimpiegare. Sono sempre loro ad aver conquistato, anche per il 2012, la medaglia d'oro messa in palio, si fa per dire, da Lega Ambiente, che ha premiato i comuni che hanno raggiunto il 65% di raccolta differenziata. Per il Mezzogiorno, area del paese che ancora arranca, brilla Salerno, con un bel 68% di immondizia ben buttata via. La gestione dei rifiuti procede nella giusta direzione, adesso però è l'ora di pensare a un definito ciclo industriale. L'avvio di filiere industriali nuove che utilizzano le materie prime seconde prodotte dai rifiuti, facendo risparmiare moltissima materia prima, non solo all'ecosistema globale, ma anche alla bilancia dei pagamenti italiani, perché non siamo costretti a importare dall'estero materie prime preziose come l'alluminio, il silicio per il vetro o quant'altro. Accanto a chi ricicla di più, c'è chi non ricicla o lo fa malissimo e che stenta così a entrare in classifica. Il comune che l'anno prossimo vorrebbe trovare tra i comuni ricicloni qual è? Io su questo sono un po' fazioso, io vorrei Roma, perché se Roma diventa un comune riciclone vuol dire davvero che tutto il paese ha svoltato, perché ovviamente Roma è città, non è solo la capitale, è anche la città più grande, è anche la città che sta bloccata intorno a un 20% di raccolta differenziata, peraltro cattiva raccolta differenziata da tantissimi anni.